Anzi, facciamo i centri di influenza ai clienti passati prima. Questo è un tema molto, ragazzi, importante, ok? Perché tutti ci insegnano ogni giorno come cercare nuovi clienti, giusto? Ogni giorno trova nuovi clienti. Nessuno ci dice come fare in modo che i vecchi ci segnalino nuove persone che arrivano a noi con una, come posso dire, con un tappeto rosso. Perché se ci manda un cliente, un vecchio cliente passato che si è trovato bene con noi, ragazzi, cambia un bel po' in acquisizione, sì o no? Però succede questo, che noi facciamo un buon lavoro con un cliente e noi facciamo un buon lavoro col cliente, punto. E pensiamo che sia sufficiente, no? Dopo 2 o 3 anni rivedete questo cliente. Magari a fare la spesa, gli dice: Ehi, la ciao, come va? Eccetera. Poi, se ti capita qualcuno, porca miseria, ha venduto mia cugina, mi sono dimenticato. A chi è capitato questa cosa qui? E nel nostro lavoro sono gettoncini da 7, 8, 10, 15, 20.000. Giusto? Fa molto male, un pochino sentite un problema. Voi sommate il tempo da quanto fate questo lavoro e quante potenzialmente volte è capitata una cosa di questo tipo. Il fatto che noi facciamo un buon lavoro è il presupposto minimo, eh? Cioè se noi andiamo a un ristorante e spendiamo 150 euro, non è che la variabile mangio bene o mangio male, eh? È che non mi arriva il cameriere che mi parla in dialetto e puzza di cipolla. Giusto? Cioè il fatto che vado lì e spendo e mangio bene dovrebbe essere scontato. Il problema è che noi pensiamo che fare un buon lavoro è sufficiente. Il mondo è un po' cambiato, ragazzi, per cui nel momento in cui non create una strategia sui centri di influenza e clienti passati, ci sarà qualcuno che prenderà il vostro posto. Molto velocemente. Molto. Tanti miei clienti, che sono diventati clienti, prima lavoravano con altri, banalmente hanno detto: Guarda, è successo che ho visto questo video YouTube, ho visto quella videotestimonianza, ho detto: Prova a sentire. E magari aveva già venduto 5 incarichi con Gabetti in passato. Perché abbiamo degli strumenti che ci permettono di infiltrarci nelle crepe dei competitor. Ok? C'è un processo molto importante, il marketing. Nel nostro lavoro è quello che vi sto facendo, vi sto per far vedere adesso, non è niente di più di molto complicato. C'è una prima fase, che è la fase dell'attrazione, che significa che per la prima volta un cliente ci conosce. In che maniera? YouTube, LinkedIn, appena messo in vendita, appena venduto, una rivista, eccetera, eccetera, una serie di cose. Il cliente scopre chi è Simone Rossi. Il fatto che ci scopre per la prima volta non significa niente, non si fida di noi, giusto? Non si fida di noi. Vede un qualcosa e ha bisogno di altre conferme. La seconda fase, che è la più importante, è la fase della educazione, profilazione. Questa è una fase, ragazzi, dove in qualche maniera noi andiamo a creare una spaccatura tra quelli che sono i clienti in target per noi e quelli che non lo sono. In questa fase bisogna che emerga. E YouTube aiuta tantissimo in questa roba qui, come riviste, dopo lo vediamo un po' di cose. Aiuta benissimo a far capire all'interlocutore per chi siamo e per chi non siamo, come lavoriamo, come non lavoriamo, quali sono i risultati che abbiamo portato, qual è il nostro fattore posizionante, nel mio caso è l'open house, eccetera, eccetera. Per cui ci sono alcuni che diranno: Per me l'open house è una stronzata e spariscono. Ci sono altri che vanno avanti nel processo. Ma nel momento in cui un cliente sta qui e si vede 25 video su YouTube o gli arrivano 20 riviste in un anno, se continua a star qui e ti chiama, è perché probabilmente quello che gli stai dicendo pensa sia giusto. Siete d'accordo o no? Ok? Per cui la fase educativa è fondamentale. Noi non possiamo lavorare con tutti. Se i nostri clienti sono tutti, in realtà non è nessuno, ragazzi. Ma noi dobbiamo lavorare in qualche maniera, non andare a sfruttare questo qui mi sembra bravino, ma dobbiamo creare una spaccatura tra quelli a cui stiamo sulle palle e dicono che siamo dei coglioni e quelli che invece sono nostri fan. Nella formazione ancora di più, ragazzi. Cioè, voi vedete sotto le mie sponsorizzate. Qualcuno ha mai provato il brivido di vedere sotto le mie sponsorizzate? Eh? Avete mai provato il brivido? Ragazzi, cioè vi rendete conto? C'è della gente, questo non ha mai venduto una casa in 25 anni, e è impossibile che ai 42 anni gli ci dire cazzo. Cioè, tutta sta roba da deficienti. Ok, ma cosa cambia? Che
che questo è un buon sintomo, perché per avere tanti fan devi avere tanti nemici. Non si scappa da quella verità lì, eh? Se sei in mezzo, sei omeopatico, ok? Per cui questa fase qui deve essere netta. Io lavoro con gli open house, per cui le visite di vendita non le faccio. Se tu vuoi fare visite di vendita, non sono la gente giusta. Io lavoro così, prendo l'incarico, ti affidi me e io lavoro con altri X agenti che collaborano con me. Questo è il mio modo di lavorare. La valutazione la faccio sugli atti di vendita, non su quello che mi dici tu. Vuoi lavorare con me, sì o no? Cioè, fai tanti contenuti che fanno in modo che, dall'altra parte, o sposano il tuo pensiero o non lo sposo. Se non lo sposano, non lo convincerete neanche se lo vedete. Vi è chiaro, ragazzi, il concetto? Terza fase, la fase della vendita. Il nostro caso è prendere l'incarico, ok? Dopodiché prendiamo l'incarico, vendiamo, il 99% degli agenti finisce il lavoro qui. Puff, se hai bisogno mi chiami, perché tanto ho fatto un buon lavoro, ti ricorderai di me. In realtà ci sono nel nostro lavoro altri due punti nascosti, segreti, che sono i seguenti. L'educazione ripetuta e la segnalazione. Quando io arrivo qui, io tutti questi clienti li metto in una bella lista, in un CRM e tutto quello che è. E queste persone continuano ad avere a che fare con me, in vari modi che adesso vediamo, in modo che io continui ad occupare quel cassetto mentale nella loro testa che sono il loro agente di fiducia. Ed è un po' prima come il telemarketing top, il rapporto si conclude quando uno dei due muore. Chiaro, ragazzi, il concetto? E questa fase 4 e 5, più è alto il valore della transazione, più è importante. Se io vendessi rossetti, me ne sbatto di queste due qua. Perché se devo mandare una rivista, mi costa più che compra tre rossetti. Ma quando il valore della transazione media è 10.000, ragazzi, questa roba è tostissima, tenendo anche in considerazione che tutte le fonti di lead generation stanno esplodendo come costi. Qui la grazia l'abbiamo gratis. Ok? Vi è chiaro il concetto?